Il trading fa rima con sport. Oggi a Milano, presso Palazzo Serbelloni, si è svolta la premiazione del Tour del Trading, la competizione del trading lanciata da Saxo Bank proprio durante le settimane del Tour de France. A vincere il contest mondiale, che ha visto circa 2.800 partecipanti in rappresentanza di ben 93 nazionalità diverse, è stato un giovane ragazzo italiano, Nicola Marzo. A lui è stato consegnato il primo premio, la bicicletta del campione di ciclismo Alberto Contador, utilizzata durante il Tour de France 2013. Giovane bocconiano specializzato nella finanza quantitativa, Nicola ha trasformato in poche settimane i $100.000 virtuali messi a disposizione da Saxo in quasi 3 milioni di euro. La strategia che studio di più personalmente riguarda l'equity ed è una strategia diciamo di medio-lungo periodo. Però in questo caso, in questa competizione, come anche in altre competizioni con un periodo di tempo così limitato, opero su Forex e in questo caso particolare ho operato sul differenziale dei tassi di interesse tra diverse divise, su tutta la struttura a termine, quindi in pratica su cambi spot e forward a termine, sfruttando la grande leva finanziaria che ti consente di utilizzare il mercato Forex e quindi aumentando, moltiplicando per un fattore molto elevato tanti piccoli guadagni giorno dopo giorno.